Ed ora siamo in collegamento con il sindaco di Castellabate, Constabile Spinelli, per fare il punto della situazione sul piano estivo e dunque l'accesso alle spiagge. Sindaco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori di Cento Gianni. Allora, ieri sera c'è stata la sua consueta diretta per informare i cittadini che insomma un po' scalpitano per capire come si dovrà accedere alle spiagge nel comune di Castellabate. Ecco, possiamo fare il punto della situazione e spiegare quali sono le decisioni che hai preso? Certo. Questa è, premettiamo che è una materia nuova, cioè una disciplina nuova con la quale ci troviamo a fare i conti quest'anno, perché insomma un anno particolare in questa fase, diciamo, post-coronavirus a tutti gli effetti, perché ancora oggi le normative vigenti, c'è stata un'ordinanza della regione, la numero 50 del 22 maggio, che ha disciplinato anche gli accessi agli arenili e, insomma, e i distanziamenti da osservare quando si è in spiaggia. Certo, noi siamo alla presa con delle norme che sono veramente di difficile applicazione, che sono scritte e restano sulla carta, ma che difficilmente si riusciranno a trasferire anche con l'evoluzione, insomma, col passare dei giorni, col passare delle settimane, chiaramente tutto questo diventa sempre più difficile. Allora noi siamo partiti un po' di tempo fa, siamo partiti già prima che uscisse l'ordinanza, proprio per cercare di anticipare i tempi e capire. Io ho incontrato le associazioni di categoria, gli operatori, i balneari, e quindi cercando di trovare delle soluzioni che consentissero allo stesso tempo di far partire queste attività che tanto hanno sofferto in questo periodo, e un po' tutto il settore, il comparto turistico, insomma, il nostro comparto nel settore del turismo, la balneazione è un elemento fondamentale, e allo stesso tempo di avere anche, di conservare e comunque di rispettare le regole. Abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo cominciato insomma a immaginare come disciplinare, abbiamo pensato di dotarci di un'app per organizzare, censire, mappare tutte le spiagge. Inizialmente avevamo anche insomma, pensato di creare una prenotazione per accedere in spiaggia, tant'è che dopo gli incontri con le categorie abbiamo modificato quest'app, abbiamo chiesto a chi ha lavorato su quest'app di insomma, personalizzare per quelle che sono un poco anche le esigenze che emergevano mano a mano che abbiamo fatto in queste riunioni. Però ci siamo resi conto effettivamente della difficoltà che la prenotazione in spiaggia avrebbe comportato, con delle fasce orarie e con dei vincoli stringenti che insomma avrebbero, se da un lato, dato un maggiore elemento di controllo, dall'altro avrebbero complicato effettivamente insomma un po' le cose, un po' l'accessibilità alle nostre spiagge. Allora, siccome credo che chi amministra debba avere anche insomma la capacità di ascoltare, di verificare, di valutare, ecco proprio perché siamo di fronte a misure nuove per tutti praticamente, che non sono scritte in nessun manuale o in nessun codice, insomma si tratta di applicare delle norme cercando allo stesso tempo, come ho detto prima, di non bloccare, di non creare situazioni, diciamo, di difficoltà a tutto il comparto dell'economia. Dell'atturismo. Allora, che cosa abbiamo deciso? Condividendo un poco anche con gli altri comuni, perché questo è un problema di tutto il litorale. Quindi io sono stato in contatto, ho sentito i colleghi sindaci, quindi il sindaco di Agropoli, il sindaco di Pollica, insomma, tutti i sindaci che stanno in queste ore facendo i conti con queste norme e con il problema della balneazione. E abbiamo condiviso in linea di massima un orientamento comune, che è quello di, insomma, innanzitutto di predisporre una ordinanza, una segnaletica adeguata sulle spiagge, una segnaletica e per quanto riguarda Castellabate anche l'app, perché il lavoro che dicevo prima è stato fatto, quindi quest'app noi comunque la useremo perché diventi un valido strumento informativo e di promozione di informazioni turistiche proprio per tutte le persone che decideranno di frequentare le nostre spiagge, residenti e non. E quindi in quest'app si troveranno tutte le spiagge del nostro comune, gli stalli, i posti che sono consentiti nel rispetto delle norme su queste spiagge, l'accessibilità, le regole che bisogna rispettare quando si accede in spiaggia, e quindi si potrà scegliere la spiaggia, insomma, fra le tante spiagge del nostro comune. Quindi questa sarà l'app. E questa sarà aggiunta la cartellonistica, quindi l'aspetto della segnaletica.
Poi distanzieremo, quindi contingentando gli spazi, noi abbiamo pensato di mettere dei sacchetti di juta sulle spiagge, che proprio nel rispetto dei distanziamenti, che saranno i posti dove sarà possibile installare, posizionare il proprio ombrellone, il proprio sdraio, il proprio lettino, insomma, che consentiranno di avere il distanziamento. Ovviamente a valle di tutto questo ci sarà un controllo, comunque, che noi abbiamo organizzato, avevamo organizzato e porteremo avanti, un controllo coordinato dalla Polizia Municipale, che controllerà appunto il litorale assieme alle protezioni, alla protezione civile, all'associazione di volontariato. Avremo dei volontari e delle persone con le quali il comune di Castellabate, attraverso convenzioni, porterà avanti questa attività di controllo sul litorale, perché appunto gli stalli saranno quelli consentiti e segnati da questi sacchi di juta, da questi sacchetti di juta, e ci sarà questa possibilità così nel rispetto del distanziamento. Questa insomma in poco l'attività di gestione delle spiagge. Certo, le attività saranno un'attività che sarà sulla quale bisognerà osservare un'attenta fase di controllo, che noi faremo, perché abbiamo organizzato con la Polizia Municipale, fra l'altro abbiamo avuto anche questo riconoscimento, questo contributo per il progetto Spiagge Sicure 2020, che utilizzeremo proprio per fare questi controlli. Quindi distanziamenti sulle spiagge che verranno effettuati, verranno marcati attraverso questi sacchetti di juta. Ci sarà la possibilità di accedere liberamente, non ci sarà la prenotazione, quindi si arriverà in spiaggia, si troverà questo segnaposto, e quello sarà il posto dove posizionare il proprio ombrellone. Chiaramente non riguarderà tutte le spiagge, ad esempio, cioè, le spiagge sì, ma non riguarda tutto il litorale, perché ad esempio sugli scogli questo non sarà possibile, quindi diciamo è una parte sulla quale non è disciplinata e non sarà presente nell'app. E quindi diciamo un sistema di controllo. Ovviamente ci sarà un controllo, e utilizzeremo parte di queste risorse anche per avere il controllo poi di tutto il settore della ricettività, e soprattutto il settore extraalberghiero, perché dobbiamo avere controllo, e quello che io sto raccomandando da un po' di tempo, di fare attenzione a chi mettiamo in casa, dichiarare, comunicare, quindi iscriversi. È già un obbligo, lo era già negli anni scorsi. Quest'anno lo è, oltre a essere un obbligo legale, anche un obbligo morale, dichiarare, dare conoscenza, portare a conoscenza chi si mette nelle proprie case. Quindi, oltre alle norme, quelle previste dall'ordinanza, quindi il distanziamento, misurazione della temperatura e tutte le altre norme che, se vogliamo, insomma, devo dire, quasi tutti stanno rispettando, si sono adeguati, si sono organizzati per avere rispetto di questo, ma credo che al di sopra di queste norme, ripeto, ci sia quella fondamentale, che è un obbligo di legge, ma quest'anno credo sia anche un obbligo, assolutamente sia un obbligo morale, che è quello di dichiarare, sapere chi mettiamo in casa. È la cosa più importante da fare. Proprio a proposito di questo, sindaco, a quanto pare però il vice sindaco Luisa Maiuri non è molto d'accordo, si riferisce probabilmente alla prenotazione in spiaggia per tracciare ovviamente soprattutto i fitti abusivi. Ecco, con l'app magari si sarebbe potuta insomma tracciare ecco, questa situazione un po' che persiste in diverse zone del Cilento. Che cosa ci può dire in merito a questo? È vero questo, perché sono stato io il primo a spingere su questo discorso, perché messa facendo interagire l'app con la banca dati del sistema PayTourist, che è il gestionale della tassa di soggiorno, che fra l'altro insomma noi abbiamo già adottato da 2 anni. C'era bisogno ancora di un lavoro per poter incrociare questi dati, però questo ci avrebbe consentito di avere un controllo, e quindi accedere in spiaggia anche controllando questi dati. Questo è vero, e eravamo d'accordo, insomma abbiamo valutato questo. Però ripeto, la difficoltà applicativa, il tempo limitato a disposizione, e quello che sarebbe stato poi la difficoltà per poter organizzare un sistema molto complesso, credo che quest'anno ci avrebbe portato in grosse difficoltà, avrebbe creato difficoltà a noi nell'applicazione e alle persone che dovevano andare in spiaggia, perché insomma,
per fare questo ci vuole una forte campagna di sensibilizzazione, di comunicazione e di organizzazione, che non si può impiantare, non si può organizzare in 20 giorni. Questo è il senso della valutazione, del ragionamento che abbiamo fatto. Però ciò non questo elimina i controlli, perché i controlli ci saranno comunque, perché sulla spiaggia resteranno fermi i controlli che avevamo programmato quando parlavamo di app e di prenotazioni, resteranno comunque quelli e confermati in spiaggia. E resteranno e saranno aumentati i controlli dei fitti, perché parte di questi 32.000 euro noi stabiliremo un nucleo, un gruppo formato da due persone che dovrà, nell'ambito della polizia municipale, lavorare proprio sul controllo dei fitti. Quindi questo sarebbe stato l'incrocio dei dati con le prenotazioni, sarebbe stato un atto tecnologico ulteriore che avrebbe dato sicuramente risultati, che io non escludo, perché è una cosa sulla quale ci si può lavorare, ci si deve lavorare e si deve programmare. Non si può improvvisare dalla sera alla mattina, perché diventa difficile poi cercare di far conciliare tutto, organizzazione tecnica, organizzazione comunicativa e organizzazione applicativa. Credo che un amministratore, quando si rende conto che un problema diventa difficile da gestire, oppure quando ci si trova di fronte a delle valutazioni che vengono da più parti o che sono oggettive di difficoltà, insomma, bisogna fare anche delle valutazioni. Ma ripeto, il dato che a me preme sottolineare è che questo non significa che non ci saranno i controlli, anzi aumenteranno i controlli, perché l'applicazione avrebbe comportato maggiori controlli che noi utilizzeremo, perché non rinunceremo ai controlli, utilizzeremo i maggiori controlli che avevamo previsto nel quel tipo di applicazione, a questi controlli, dicevo, per fare i controlli soprattutto nei fitti, perché quest'anno, come ho detto prima, è un obbligo, era già l'anno scorso, lo era già 2 anni fa, ma devo dire che si sono messi in regola, perché sennò a furia di dire questo, insomma, sembra che sono tutti evasori, sono tutti quanti e non in regola, non è così. Ci sono tante persone, tantissimi hanno messo a posto, si sono registrati ai sensi della legge 17 che noi applichiamo qui a Castellabate da tantissimi anni, sono iscritti sul portale PayTourist. C'è da fare però di più, perché c'è una fascia di sommerso sulla quale noi dobbiamo intervenire, e ripeto, gli sforzi e la programmazione dei controlli che noi avevamo programmato resterà intatta, anzi verrà rafforzata, ma farà un controllo mirato e specifico soprattutto nel settore dei fitti, nel settore extra alberghiero, in tutte quelle situazioni, diciamo, che sono proprio quelle sulle quali noi dobbiamo intervenire. Bene, tutto chiaro allora, Sindaco. Noi la ringraziamo per questo suo chiarimento e soprattutto per aver reso noto, insomma, ai telespettatori come si potrà accedere nel comune di Castellabate alle spiagge in generale. Grazie ancora, buon lavoro e a risentirci per approfondire altri temi, insomma, nel comune di Castellabate. Senz'altro, quando volete. Grazie a voi. Bene, allora noi andiamo velocemente in pubblicità e poi ci ritroveremo sempre qui con le news di Cilento Channel. A tra poco.